Então, um abraço a todos os participantes do 7º Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, no contexto dos 20 anos do STEDBR. Um abraço especial a vocês, Exo, José Claudine Lombardi, e ao querido Dermeval Saviani, presidente, dois alicerces do STEDBR. Mas, de forma geral, enviamos um abraço a todos os educadores brasileiros, com destaque para os estudiosos e pesquisadores da história da educação. Eu pensava que fosse difícil trazer aqui em Roma, nesta sala, o querido professor Mário Alighiero Manacorda. Afinal, ele está com 91 anos. Em dezembro próximo será o 92. E estava passando o verão em sua casa de campo, em Bolsena, com a magnífica vista do lago homônimo, a cerca de 80 quilômetros daqui, de Roma. Mas, felizmente, Manacorda goza de uma boa saúde, dirige o carro, trabalha, naturalmente auxiliado por Nicola, que é um ajudante dele, trabalha em sua propriedade agrícola e sozinho trabalha ao computer. Nicola, esse factotum, diz que o ajuda e me disse que vê a ele sempre à mesa escrevendo, escrevendo, como se diz no conto Tolstói. Ele, Mário, e sua amiga, como ele gosta de chamá-la, a esposa dele, Ana Maria, quase coetâneos, cuidam de si e da casa. O professor Manacorda, sabemos, é um intelectual polêmico. É uma feliz mistura de reverência e doçura, hospitaleiro, gentil, generoso. É um comunista culto, dos gostos simples, mas sadios. Ama a terra, a liberdade, a justiça, mas, sobretudo, a humanidade. Se formou em letras com aperfeiçoamento em Frankfurt. Dedicou-se aos estudos pedagógicos sob a ótica marxista, sempre utilizando a sua arma preferida, a filologia. Conhece várias línguas, inclusive o russo. Não fala o português, mas entende, se falamos devagar. Em 1987, em outubro, foi ao Brasil, a convite do PPGE da UFSCar. O Brasil traduziu e lê algumas de suas obras. Por isso, de lá para cá, os educadores brasileiros nunca o esqueceram. Mas passemos logo a palavra a ele próprio, que saudará o 7º seminário. Por favor, professor, a palavra è sua. Grazie. Consentitemi di esprimere la mia gioia per ritrovare, sia pure così, a distanza, dei colleghi che ho conosciuto 20 anni fa, il professor Saviani e tutti gli altri di San Carlos, di San Paolo, di Curitiba, di Brasilia, di Belo Horizonte, di Salvador, anche gli amici di Rio de Janeiro e quelli di Cuiabá, al cui invito purtroppo non ho potuto acconsentire. Ma vi dirò che mi stupisco di trovare tanto interesse per ascoltare le mie opinioni, perché vivo appartato, vivo separato da molti anni, molto ritirato in campagna, e partecipo alla vita culturale e politica solo per condurre una battaglia di laicità, cioè per la serena convivenza di tutte le opinioni in uno Stato, senza che nessuna opinione, religiosa, politica o altro che sia, possa godere dell'appoggio finanziario e politico dello Stato. Professor Manacorda, o senhor nasceu em 1914. Poderia fazer um pequeno balanço para os participantes desse seminário sobre o século XX? Afinal, o que que de bom e o que de ruim, na sua opinião, este século trouxe para a humanidade?
come tutti i secoli, direi molto di buono e molto di cattivo, ma in forma estrema. E credo che possa essere considerato sotto il segno della contraddizione. E quando dico contraddizione, non dico soltanto di conflitti o contrasti che si siano vissuti, ma di contrasti il cui esito è stato poi l'opposto di quello previsto e cercato, e tale da portare a nuove e più profonde avversità, contraddizioni, appunto. Vedete, il secolo è cominciato sotto un'insegna fantasmagorica della Belle Époque, l'epoca bella della scienza, del progresso, del liberalismo, se non ancora della democrazia, a dire il vero. Era il secolo della scienza, appunto, e del progresso, ma soffriva di contraddizioni. L'Europa era in contrasto con gran parte del mondo, che era fatto oggetto della sua espansione coloniale. E nessuno si è accorto che proprio da questa contraddizione, vissuta come un trionfo, da questa espansione vissuta come un trionfo, nascevano le prime contraddizioni. A parte la guerra anglo-boera, che non è stata una guerra tra Inghilterra e Olanda, ma certamente tra inglesi e olandesi, i boeri, i coloni, Buren, olandesi. E poi, proprio intorno alla svolta del secolo, alle estremità orientali d'Europa, l'occidentale, la Spagna e l'orientale, la Russia zarista, subivano le prime sconfitte nei territori lontani. La Spagna nella guerra ispano-americana, Cuba per Cuba, e la Russia zarista nella sconfitta col Giappone nel mare della Manciuria e sui territori asiatici estremi dell'Oriente. Però nessuno si accorse allora che questi erano primi scricchiolii sinistri del dominio europeo sul mondo. E poi c'era un'altra contraddizione all'interno stesso dell'Europa. Era il conflitto tra gli stati per desideri di rivincita, per la stessa gara coloniale. E soprattutto un conflitto fra i nuovi nazionalismi ultimi arrivati o ancora da arrivare a fare uno Stato, tra questi nuovi nazionalisti e i grandi imperi multietnici, l'Austria, l'impero austro-ungarico, la stessa Germania, in parte la Russia zarista. Dirò forse un paradosso, ma mi sembra che questi conflitti si svolgessero soprattutto su antichissimi confini che erano proprio i confini dell'impero romano, il limes, il confine renano tra Francia e Germania, il confine danubiano tra impero austro-ungarico e impero zarista. E forse si potrebbe anche aggiungere un altro confine, quello nel Mediterraneo, tagliato in due lungo il senso dei paralleli dagli arabi nel VII-VIII secolo, e a cui punta del vicino Oriente sarebbe nato, suscitato artificialmente dagli europei, un nuovo nazionalismo arabo anti-turco, cioè contro un impero multietnico, un impero ottomano. Questi erano contrasti che minavano il futuro dell'Europa. Infatti l'Europa si è avviata proprio attraverso questi contrasti a un suo destino peggiore, ma ce n'era uno che era veramente una contraddizione interna, che era quello tra la tradizione liberale e soprattutto alla sua ala di destra del nazionalismo e il socialismo, che si stava proprio all'alba del secolo affermando come una nuova entità politica all'interno stesso degli stati. In Italia, proprio nel 1901, nel nuovo Parlamento, dopo le lotte civili e le repressioni sanguinose dell'ultimo decennio, entrarono per la prima volta i socialisti e con loro un operaio. E la cosa parve così nuova, inaudita, che un deputato socialista riformista, Turati, invitò l'assemblea solennemente
a salutarlo. Signori, entra il lavoro. Veramente era la novità del secolo. E il socialismo si scontrò col nazionalismo. In Europa ricominciarono le lotte, conquiste coloniali, aggressioni. L'Italia portò l'aggressione coloniale nel cuore del Mediterraneo contro l'impero ottomano, in Libia, e lì ci fu il primo cedimento dei socialisti. Un mite poeta italiano, un poeta dell'intimità, Giovanni Pascoli, si entusiasmò per la conquista italiana della Libia, interpretandola per quello che non era, ma per quello che veniva gabellata da chi la faceva. Era un'impresa di un colonialismo, di un imperialismo straccione, ma gabellata come un nuovo sfogo demografico per il popolo italiano. E lui lo salutò dicendo: la grande proletaria si è mossa. In realtà si era mosso appunto un piccolo e ultimo colonialismo straccione. Per queste prime contraddizioni si svolse il primo quindicennio d'Europa, che poi portò, col piccolo pretesto di un ennesimo regicidio nei Balcani, allo scoppio della guerra mondiale, che mutò le alleanze e fu una guerra tremenda, sanguinosa, condotta con mezzi nuovi, imprevedutamente di trincea, che durò 5 anni, che dissanguò l'Europa, che si estese nel mondo e fu chiamata mondiale. Il socialismo era stato sconfitto. Il socialismo italiano non aderì come gli altri socialismi alle imprese dei nazionalismi in contrasto, ma dichiarò mezzo e mezzo, né aderire né sabotare la guerra. Solo in Russia ci fu la rivoluzione contro lo zarismo, soprattutto contro la guerra, perché il nazionalismo era l'ideologia della guerra e il socialismo era l'ideologia della pace. Il nazionalismo era l'ideologia degli stati, gli uni contro gli altri armati, e il socialismo era l'ideale dell'internazionale. Ma il socialismo era stato sconfitto. Eppure, durante la guerra si pensò che alla fine il socialismo avrebbe trionfato. Trionfò in Russia, ma fu subito aggredito da eserciti interni dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi e poi da altri eserciti dei vecchi alleati. Fu circondato da un cordone di filo spinato, affamato, costretto a ricorrere all'interno a tutte le forze che il potere può esercitare. Questo è stato il secondo ventennio, gli anni 20 e 30, fino al 39, quando scoppierà l'altra guerra. Non fu un ventennio di pace, ma una tregua in cui l'Italia ricominciò le sue conquiste coloniali, in Etiopia questa volta, e poi ci fu il riarmo tedesco. La pace era stata la pace dei vinti, l'Italia lamentava la vittoria mutilata, a torto o a ragione. La Germania lamentava di non essere stata sconfitta sul campo e aspirava alla rivincita. Ricominciarono le aggressioni, una guerra civile ma interstatale in Europa. Il franchismo in Spagna, guardato benignamente dalle potenze liberali, benedetto dalla Chiesa Cattolica come baluardo contro il socialismo, e sostenuto dai regimi fascisti di Italia e di Germania. Vedete, il fascismo e il nazismo sono due fenomeni propri di quel ventennio, antisocialisti. Però il nazismo finse, e riuscì per questo a persuadere la propria popolazione, di essere qualche cosa di nuovo, un ibrido, un connubio impensabile di nazionalismo, che era, ho detto, per natura guerrafondaio, e di socialismo, che era per natura internazionalista e pacifista, e si chiamò appunto nazionalsocialismo, una contraddizione nell'aggettivo, come si dice. Eppure queste potenze furono lasciate crescere finché, in seguito delle annessioni tedesche, l'Austria,
la Cecoslovacchia, poi con l'Italia l'intervento in Spagna, poi l'intervento italiano in Albania. In Europa, nel ventennio di pace, si preparava la nuova guerra, che scoppiò alla fine quando la Germania invase anche la Polonia e poi la Francia e l'Inghilterra dovettero dichiarare l'intervento. Guardate, questa guerra provocò alleanze diverse, come già la prima, di quelle preventivate. Le potenze occidentali, Francia e Inghilterra, cercarono fino alla fine di dirigere la Germania verso l'aggressione all'est e non volevano l'alleanza con l'Unione Sovietica. La Polonia rifiutò l'intervento sovietico sul suo territorio di fronte a un'eventuale invasione nazista, ma alla fine queste tergiversazioni, queste alleanze furono rovesciate. La follia tedesca si lanciò contro la Francia e allora l'alleanza con l'Unione Sovietica fu necessaria e fu quella che salvò l'Europa liberale e democratica dal rischio di venire assoggettata al nazismo. Il secolo del nazismo non ci fu, è venuto un mezzo secolo diverso, nel quale però fiorirono nuove contraddizioni. L'alleanza degli occidentali, tra i quali era intervenuta risolutiva gli Stati Uniti d'America, non resse. L'alleanza con la Russia fu di nuovo respinta. Di nuovo, invece del cordone di filo spinato, come si era detto nel 17, si inventò una cortina di ferro. Churchill parlò del rollback, del respingere indietro l'avanzata sovietica nel cuore d'Europa, e nacque un conflitto sociale internazionale tra il cosiddetto mondo libero e il cosiddetto mondo del socialismo reale. Io parlo di un mondo anche del liberalismo reale. Questo liberalismo reale dominò nella sua lotta col socialismo reale per tutto il secondo cinquantennio del secolo, e fu anche questo un cinquantennio di forti contraddizioni. Ci fu di nuovo un progetto di pace con l'ONU che sostituì la vecchia Società delle Nazioni, ma la Società delle Nazioni aveva avuto sede nella piccola Svizzera neutrale, l'ONU trovò la sua sede nella potenza più forte, nell'America, alla quale ha finito per assoggettarsi in gran parte. La speranza di pace dell'ONU non venne. Ci furono 50 anni non solo di conflitti quasi armati e di minacce armate, minacce atomiche tra i due mondi, che fu chiamata guerra fredda, ma ci furono 50 anni di sanguinose guerre locali, tutte condotte dagli Stati Uniti in Asia, in Africa, in America Latina, con eserciti regolari o con eserciti di mercenari di proprietà di grandi consorzi privati. Questo non è stato un cinquantennio di pace, a parte la grande guerra di Corea, dove i bombardieri americani dicevano che non trovavano più obiettivi da bombardare, tanto forte era stato l'intervento armato, ma il Vietnam, dove gli Stati Uniti conobbero una prima sconfitta sul campo e dovettero ritirarsi. Poi purtroppo l'Unione Sovietica li imitò in Afghanistan. Ma c'era già un altro punto nevralgico. A parte l'Africa distrutta, sanguinata, dove la decolonizzazione significò soltanto per gli stati coloniali risparmiare le spese e i rischi di un'occupazione militare e continuare lo sfruttamento economico, beh, insomma, c'era il Medio Oriente. Quel Medio Oriente nel quale i francesi e inglesi avevano suscitato un nazionalismo arabo durante la prima guerra mondiale, e che adesso però è entrato in crisi per i confini che gli stessi inglesi e francesi assurdamente stabilirono, deludendo le speranze e le promesse fatte agli arabi e soprattutto introducendo un fatto nuovo, lo Stato di Israele, promesso agli ebrei di Germania durante la guerra, in nome anche lì di un nazionalismo ebraico che si coniugava con l'antica storia biblica del popolo di Israele.
Certo, questa è una contraddizione tra le più forti della storia, perché abbiamo il caso, in sé meraviglioso, di un popolo che privato 2000 anni fa della sua patria terrena ha saputo conservarla per tutti questi 2000 anni come patria ideale nei suoi libri. Però questo suo associarsi al nazionalismo moderno europeo, anche di Ibradio, lo slogan iniziale era un popolo senza terra in una terra senza popolo, ma in quella terra, la Palestina, il cui nome ricorda quello degli antichi filistei, e c'era un popolo, ed era un popolo di grande civiltà e di una sua connotazione religiosa ben precisa. Lì c'è oggi suscitato uno dei contrasti maggiori della nostra civiltà mondiale. Ma chi se ne accorse nel 20, quando si suscitò il movimento nazionalista arabo contro l'impero ottomano, e dopo la seconda guerra mondiale, quando si insediò lo Stato di Israele, che adesso è di fatto un'appendice armata degli Stati Uniti? Oggi abbiamo queste contraddizioni, e c'è lì un nucleo più pericoloso per la pace del mondo di quanto altri abbiamo visto finora. E c'è un intervento degli Stati Uniti nei vecchi stati arabi, ma di là dalla penisola arabica, dalla Mesopotamia, fino nell'Afghanistan, dove già c'era stata una sciagurata invasione sovietica, dove gli Stati Uniti si sono insediati nel cuore degli antichi stati sovietici, arabi, musulmani, e ai confini con la grande Cina e con l'India e il Pakistan naturalmente. È sconvolto tutto l'equilibrio mondiale. Che cosa possiamo sperare dalla pace nel mondo in questa situazione? Pareva che finita la guerra fredda ci sarebbe stata la pace. Ci sono guerre peggiori in cui, se prima l'Europa si era dimostrata un apprendista stregone che suscitava forze di cui sarebbe stato incapace di controllare, adesso c'è un altro apprendista stregone che suscita forze che non controllerà, e noi europei siamo accanto a questo nuovo apprendista stregone. È minacciata la pace d'Europa e del mondo. Io tenho que usar óculos, ele não usa óculos. Mas talvez os participantes do seminário estariam curiosos de ouvir do senhor que lições, como marxista e comunista, que lições podemos tomar do fim do socialismo real. Una lezione un po' contraddittoria. Che non si devono più fare rivoluzioni perché costano care e finiscono male, ma che bisogna farne un po' tutti i giorni perché ce n'è sempre bisogno. Non è anche questa, o forse direte che è una contraddizione che è solo nella mia testa, ma è anche nella realtà. Tutte le rivoluzioni o le rivolte o le insurrezioni sono state soffocate nella storia. Ho parlato prima degli ebrei, da quelle bibliche contro Mosè, di Aronne, di Datan e Abiran, di Core, da quelle di Spartaco nella Roma repubblicana in Italia, a quelle medievali in cui per 4 secoli, a metà del secolo, Roma si ribellò al papato con Arnaldo da Brescia, con Brancaleone degli Andalò, con Cola di Rienzo, con una congiura quando il Papa si era trasformato in signoria umanistica nel 400 di Stefano Porcari. 4 insurrezioni popolari o congiure del tutto soffocate, e c'erano state le rivolte popolari in tutta Europa, a Firenze i Ciompi, in Inghilterra i Leverless, i Lollards di Wycliffe, in Francia i Canut, i tessitori di Lione, tutte sconfitte queste rivoluzioni. I fratelli Moravi contro l'impero asburgico nel cuore dell'Europa, e poi con la rivolta di Lutero, il soffocamento della guerra dei contadini e degli anabattisti, e poi di nuovo il soffocamento delle libertà popolari boeme nell'impero asburgico. Ma per favore, spieghi meglio: non si deve fare rivoluzione, ma
mas se deve fazer todo dia revolução. O que significa isso? Significa que não possiamo più pensare alla rivoluzione come una ribellione armata di strada, diciamo. Vedi, Marx nella premessa alla storia delle lotte di classe in Francia dal 48 al 50 concludeva dicendo che in quelle lotte il partito dell'insurrezione era maturato a partito della rivoluzione. Cioè la rivoluzione non poteva essere il colpo di mano alla Blanqui, alla Mazzini, ma doveva essere un moto largo di popolo in cui il momento di una rottura armata diventava secondario. Ora, è il discorso di Gramsci. È un po' il discorso di Gramsci della conquista dell'egemonia, per intenderci. Io ho detto che le rivoluzioni sono finite tutte male, ed è vero, ma fino alla rivoluzione francese o alla comune, però hanno lasciato il segno nella storia. Non diremo più che sono le locomotive della storia, come pure ha detto Marx, però hanno lasciato il segno. Ma oggi si tratta di conquistare le coscienze degli uomini. Ma quanto è possibile in un mondo in cui il potere domina le coscienze e anche mezzi nuovi per dominarle? Questo è il problema. Professor, ma n'accorda. O senhor é um homem de cultura clássica. Como se sente nessa cultura atual hoje, assim chamada no pós-modernismo? A cultura pós-moderna é evidentemente a presa de consciência de um movimento real. Um movimento real nos modos de produção da vida material e espiritual da humanidade. Cioè quello che chiamiamo il post-fordismo, un modo di produrre la vita fondato su una scienza del tutto nuova, l'informatica, diciamo per semplificare, e ha il suo corrispettivo in una politica del neoliberismo. E questa è la politica dei grandi gruppi monopolistici dell'era della globalizzazione. La sua caratteristica mi sembra che possa essere detta così, che si giova delle tecniche della scienza più avanzata, ma per non far progredire l'umanità, ma per produrre in un modo tale che genera disuguaglianze anche peggiori e rischia di logorare lo stesso pianeta Terra. Non solo, ma caratteristicamente si giova, e non è un caso, dell'alleanza con le ideologie più conservatrici, quella dei neocons, come diciamo, secondo i quali, ed è una riedizione del conflitto tra capitale e lavoro, secondo la quale c'è contraddizione assoluta tra il benessere sociale, il welfare, e la produttività dell'associazione, della società, della produttività generale, sociale. O senhor è un historiador. Come si sentiu diante da assim chamada nova história, tipo como historiadores Jacques Le Goff, Philippe Ariès, Michel Vauvel? Come vê, come opina rispetto dessa corrente? È una corrente di storiografia generale che ha avuto i suoi anni di nascita negli anni 70 intorno alla scuola della rivista delle Annales, ed era la sua caratteristica quella di uscire, spostare il centro di interesse dalla macrostoria politica, militare, diplomatica, economica, agli aspetti della microstoria. C'è l'interesse per le culture subalterne, per le civiltà depresse, per la vita dei piccoli centri fino ai nuclei familiari, la storia del costume, dei miti subalterni delle popolazioni meno sviluppate, e in genere il gusto di servirsi anche
delle fonti private. Era dunque una novità molto forte che, del resto, possiamo dire che ha avuto dei precedenti nella storia, perché gran parte della storiografia erudita del Settecento, per citarne una, penso al nostro Muratori che raccoglie tutte le storie medievali nostre, i documenti storici medievali, oppure penso in Italia alle società di storia patria nate dopo l'unità del 1860 nei vari centri per studiare la storia locale con le sue particolarità. Forse si può far rientrare anche in questa microstoria tanta parte di storia particolare dei vari settori della vita umana, magari anche lo sport, per dire. Non so se è giusto metterla in questo campo, però forse sì. Comunque, questa storiografia delle annali adesso è un patrimonio comune, assorbito da tutta la storiografia. Ma forse si può dire che c'è oggi una tendenza anche nuova, un ritorno a interessi più generali, che sono quelli delle identità nazionali, europee, comunitarie, dei grandi conflitti intercontinentali, dello sviluppo generale della storia dell'umanità unita come tale. E questo richiede anche intanto una massa di nuovi dati, una nuova interpretazione critica delle fonti, diciamo, svelate nella loro qualità di ideologie, e poi richiede anche uno stretto intreccio con scienze che in generale erano separate dalla storiografia, per esempio l'antropologia culturale, le scienze sociali in generale, la stessa archeologia, che oggi non si può fare storiografia senza archeologia. Dunque c'è tutto un risveglio in grande che non rinnega quella scoperta delle annali, della microstoria, però porta la storiografia a interessarsi anche di altri aspetti macrostorici nuovi, che sono quelli dell'era della globalizzazione, ripetiamolo. No Brasil, o senhor é conhecido sobretudo pela tradução e la leitura que estão sendo feita entre os educadores de Marx e a pedagogia moderna, do Gramsci, o princípio educativo, mas sobretudo esse livro, A História da Educação da Antiguidade aos Dias de Hoje, e que está já na 12ª, 13ª, 3ª edição. Eu faço um comentário desse livro, vamos ver o que o senhor acha. É um livro didático, sintético, mas rico de informações, culto. Não é corporativista, é do qual emerge o fio vermelho, il filo rosso, isto é, o trabalho como princípio educativo interligando os séculos. Que o senhor comenta a respeito do meu comentário? Beh, forse é um bel comentário. Mi pare che tu abbia detto, forse con un eccesso di elogi, quello che io ho cercato di fare. Ho cercato di guardare la storia della scuola appunto da un punto di vista non interno, tu hai detto bene, corporativo, la scuola nella società, perciò ho cercato di allargarla molto poco, oggi direi molte cose in più e diverse, agli aspetti anzitutto del lavoro e poi un po' anche dell'educazione fisica, che in antico era insieme alla musica, cioè all'educazione collegiale, alle tradizioni patrie, il cardine di tutta l'educazione delle giovani generazioni. Dunque, la scuola, in quanto scuola, da quando comincia a esistere, prima come scuola di ginnastica e musica, poi anche come scuola di grammatica, di lettere, e poi il lavoro, perché i ceti produttivi sono stati per millenni esclusi dalla scuola. La scuola è un fatto di classe, dei ceti dirigenti, dei liberi comunque, sia per la parte dell'educazione fisica per la difesa della patria, sia per la parte della musica, cioè delle tradizioni patrie, ai ceti subalterni che non partecipavano se non in qualche democrazia come quella ateniese o la plebe romana anche alla vita politica, per loro c'era l'artigianato di mestiere e anche questo andrebbe studiato di più. Poi naturalmente io sono molto interessato alle fonti letterarie.
Credo che nella grande letteratura si trovino più informazioni e soprattutto più capacità di vedere l'anima interna della scuola, cioè intendo in senso lato il rapporto educativo, il rapporto di formazione delle giovani generazioni, che in qualsiasi testo specialistico. Noi possiamo aprire a caso qualsiasi grande autore, perfino Omero, Dante, per scoprirci un'infinità di motivi che ci illustrano quale fosse il vero rapporto educativo, il vero contenuto ideale dell'educazione dei loro tempi. Ma il signor, dal suo punto di vista, come marxista, comunista, che modello, che tipo di scuola penseria oggi per la gioventù attuale? È una scuola politecnica, tecnologica, ludica, rigorosa, professionalizzante, di cultura generale, di tempo pieno, integrale? Che tipo di scuola il signor sogna? Quante belle parole hai usato e quante parole anche da correggere in parte, perché andrebbero tutte bene. Io metto un po' in guardia sull'idea di una scuola professionale, non perché nego che ci si debba preparare alle varie professioni, ma dirò qualche altra cosa, ma perché ritengo che sia errato pensare a una scuola professionale come a una scuola naturalmente destinata ai ceti subalterni per i quali si prefigura così un destino sociale. Siamo se no all'antica divisione tra la scuola per i liberi e all'artigianato per i ceti subalterni. Quindi, vedi, io mi rifaccio a una considerazione di Marx che già nel 1847, prima di scrivere il Manifesto dei Comunisti, discutendo con Engels sui temi che avrebbero dato luogo al futuro manifesto, definiva l'istruzione pluriprofessionale un'idea prediletta dai borghesi. Non solo un'istruzione professionale, ma anche pluriprofessionale, perché destinata comunque a preparare l'operaio per diverse mansioni e per il mutare dei mansioni per le innovazioni tecnologiche a vantaggio della fabbrica capitalista, non interessandosi dello sviluppo del ragazzo come uomo contemporaneo alla propria epoca, direi con Gramsci. E Sarebbe la Politecnia. questa è la parola ambigua. Vedi, quando i sovietici hanno ristudiato Marx e tentato di mettere in atto i suoi progetti per la scuola, hanno parlato di scuola politecnica. In realtà, quando Marx, 20 anni dopo il manifesto dice due cose: uno, istruzione pubblica e gratuita per tutti, ed è una vecchia idea democratica della Rivoluzione francese, e poi aggiunge associazione di istruzione e lavoro di fabbrica. E questa è un'idea, diciamo, comunista, ma che vuol dire questa? Non di istruzione politecnica. E allora che cosa? 20 anni dopo il manifesto, scrivendo delle istruzioni per i delegati al primo congresso dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, che si teneva nell'agosto del 66, 1866, e gli dice chiaramente: noi per istruzione intendiamo tre cose: istruzione intellettuale, educazione fisica e educazione tecnologica, non politecnica, che sarebbe l'istruzione pluriprofessionale che lui aveva criticato 20 anni prima, ma tecnologica. Ora, che vuol dire tecnologica? Sull'istruzione intellettuale Marx non precisa niente, diciamo che accetta più o meno la tradizione culturale consolidata da millenni. Come educazione fisica parla dell'esempio degli esercizi militari e, sebbene non lo dica, io credo che avesse in mente quella ginnastica tedesca dei Turnplätze, le piazze o gli spazi della ginnastica che era stata organizzata da Carl Ludwig Jahn nel 1812
proprio alla vigilia delle guerre nazionali prussiane contro Napoleone, la battaglia di Jena, di Lipsia, in cui Napoleone venne sconfitto dall'esercito prussiano. Era una ginnastica nata con intendimenti nazionalisti ma democratici, che poi è diventata una cosa di uno Stato autoritario, naturalmente, come sempre, per le contraddizioni della storia. Quanto all'educazione tecnologica, lì non dice niente Marx, però in quell'agosto del 66 Marx non aveva potuto partecipare al primo congresso dell'Internazionale perché stava correggendo le bozze del Capitale. E proprio al centro del primo volume delle bozze, nel capitolo undicesimo, mi pare, lui parla proprio di queste cose riprendendo quasi alla lettera ciò che aveva scritto nell'istruzione ai delegati per il congresso. E dice che l'esperienza della legislazione inglese sulle fabbriche, che imponevano che ai bambini assunti al lavoro nelle fabbriche si desse un minimo di istruzione, e l'esperienza del socialista utopista Owen, che aveva organizzato delle scuole intrecciate col lavoro, dimostravano la possibilità di associare istruzione, ginnastica e lavoro manuale. Sono le tre cose che aveva detto ai delegati. E aggiunge, e quindi anche di associare il lavoro all'istruzione e alla ginnastica. È un gioco di parole, non è un gioco di parole. Lì Marx dice che da qualunque punto di vista guardiamo le cose, sia dai ceti privilegiati colti, che vogliono una scuola di cultura, sia dai ceti subalterni destinati al lavoro manuale, noi dobbiamo associare le tre cose: la possibilità di associare istruzione intellettuale, educazione fisica e formazione tecnologica al lavoro manuale, e il lavoro manuale alle tre cose. Dunque, è l'unione della formazione umana che Marx ha in mente, e questo è il suo grande progetto, che non è un progetto escogitato dal suo cervello, non è un'utopia, perché lui si richiama apertamente a due realtà concrete: la legislazione inglese sulle fabbriche e l'esperienza fatta dai socialisti utopisti. E vedi, quando Marx parla di lavoro, bisogna intendersi come quando parla di economia. In genere si dice che Marx è uno che si è occupato di economia, ha ridotto l'uomo a homo economicus, un'idiozia, no? Lo vedeva proprio il contrario, liberare l'uomo dalla sudditanza del lavoro. Per Marx il lavoro è l'attività vitale dell'uomo in alleanza con gli altri uomini per dominare la natura e umanizzarla. Soltanto che in questa attività vitale la divisione del lavoro, dapprima fondata sul sesso, sulla forza fisica, sulla casualità, ha portato a una divisione anche dell'uomo: da una parte la scienza, dall'altra il lavoro manuale, da una parte la ricchezza, dall'altra la miseria. Nell'una parte e nell'altra lui dice unilateralità, perché è unilaterale l'operaio privato della scienza che è incorporata nella tecnologia di fabbrica, ma è unilaterale anche il capitalista che è privato di quell'esperienza dell'attività vitale umana che è il lavoro. Dunque c'è qui alla base della sua proposta puramente scolastica, c'è un sentimento del destino dell'uomo molto profondo che va visto, altrimenti non si capisce niente. Beva un po' e beva un pochino di acqua, perché la pergunta è provocativa agora. Ma il professor, nesse momento, o senhor non tem vergogna? O senhor insiste em se chamar de comunista e marxista quando esses termos estão pelo menos fora de moda? Como explica isso? Perché so distinguere la tradizione ideale dal socialismo reale. E poi, perché nel mio libro, perché non possono dirmi comunista, ho voluto scrivere un pamphlet di protesta contro quelli che, di fronte all'improvvisa e per me spiegabile caduta dell'Unione Sovietica, hanno pensato di cambiare armi e bagagli, buttare via Vira casacca. il bambino con l'acqua del bagno e cambiare giacca. No,
e poi convertirsi al libero mercato senza vedere le contraddizioni del libero mercato. Non voglio negare la libertà del mercato, ma voglio vederne le contraddizioni come in tutte le cose. È un grande insegnamento marxista di vedere le contraddizioni. Forse un'eredità anche della filosofia hegeliana che lui però ha rovesciato, l'ha umanizzata. Ora, vedi, io in Marx ho trovato quello che non trovo né negli apostoli del liberalismo, Tocqueville, Stuart Mill, ma mettiamo anche tutto il grande Settecento illuminista. Il mio comunismo è come il comunismo di Marx, e vuole essere erede della grande tradizione liberale, ma scorgendone le contraddizioni e cercando di farle saltare, di superarle. La sola libertà è la libertà sempre del più forte, se non è temperata anche dalla fraternità e legalità, diceva la rivoluzione francese, da un po' di giustizia e di uguaglianza. Vedi, in Italia, durante il fascismo e dopo, è nato l'idea di un liberal socialismo. Io oso dire che si può anche parlare di liberal comunismo. Ma so che la parola non ha nessun significato e non so se possa avere un destino futuro. So che quando parlo di Marx parlo di un vecchio liberale comunista che non ha mai, che ha cominciato con degli impegni sulla libertà, difendendo nei suoi primi articoli giovanili la libertà di stampa, i vignaioli della Mosella sfruttati, i contadini condannati per furti di legname che servivano alla loro vita, non ha mai rinunciato. E i suoi primi scritti del 1943, aveva 18 anni, quanti? Adesso sbaglio. No, ma ne aveva pochi di più. È nato nel 18, dunque ne aveva 25. Lui scrive, critica Hegel perché ha messo al centro di tutto lo Stato invece della società civile. E per Marx loda lo Stato borghese, che ha superato la legislazione differente per i singoli stati minuscoli, ceti della società. Una legge e perfino un abito per il clero, uno per i guerrieri, uno per gli artigiani nelle loro varie corporazioni. Ha reso la legge uguale per tutti, senza distinzione, dice Marx, di religione, di economia, eccetera, che sono le stesse parole che noi troviamo nell'articolo 3 della Costituzione italiana. I cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione, di sesso, di economia, di condizioni politiche, eccetera, eccetera. E dunque era un grande liberale che ha criticato Marx perché era statalista. E questa idea dell'antistatalismo, che è stata confusa e rinnegata da tutta la tradizione marxista e sovietica poi, lui la persegue coerentemente dai primi anni giovanili, come ho detto, fino agli ultimi anni della sua vita. Io ho citato prima i suoi interventi all'Associazione dei Lavoratori. Lì diceva, badate che scuola statale non vuol dire scuola sotto il controllo del governo. E anche qui non era un'utopia la sua. Citavo l'esempio delle scuole degli Stati Uniti d'America, dove c'è una grande legislazione statale, ma la libertà delle comunità locali di organizzare la loro scuola dentro lo schema delle leggi. E poi, sempre all'internazionale, dice che bisogna che nell'insegnamento sia elementare che superiore non si dia posto a insegnamenti che possono avere un carattere di partito o di classe. Questo lo dice Marx, che è il contrario di quello che si è fatto in Unione Sovietica. E poi uno degli ultimi scritti della sua vita, la critica del programma di Gotha dei socialdemocratici tedeschi, torna su quelle ragioni e dice: volete fare lo Stato educatore del popolo? No, bisogna escludere Stato e Chiesa da ogni ingerenza nella scuola. Questa è la sua posizione, una posizione assolutamente liberale. Vedi, in Marx ci sono proprio due elementi distinguibili ma strettamente intrecciati. Uno è l'elemento sociale, che possiamo definire comunista, uno è l'elemento politico che possiamo definire liberale. Per quello io dico, quel vecchio liberale del comunista Karl Marx.
Questo mi dice cose che nessun liberale mi ha detto, che nessun economista mi ha detto. Ha unito le due cose. Ma accorda, sta scrivendo una opera sobre cultura e sport na storia. A mulher dele, Ana Maria, non gosta do termo sport. Com efeito, no Brasil, que ganhou mais mundiais de todos, inclusive da Itália, 5 Copas, o esporte não melhorou a vida dos brasileiros. E hoje, infelizmente, o fogo das esperanças dos brasileiros está quase se apagando ao vento dos escândalos e da corrupção. Manacorda, por que esse seu interesse pelo tema esporte? Beh, devo dire come autobiografia che l'ho imparato leggendo Platone, il quale parlava... Quante pagine te agora escreveu? Sono tante che nessun editore vorrà mai pubblicarlo, sono più di 1000-1200, però forse le dividerò in un'antologia in cui dimostro la presenza dello sport in tutte le letterature, anche nelle voci dei grandi, che vengono in genere ignorate da tutte le storie letterarie. E poi in una storia, in cui però mi fondo anche molto sulle storie letterarie, come nella storia della pedagogia. Ma dicevo, l'idea mi è venuta da Platone, ginnastica e musica, che lui voleva però modificare in un modo che non condivido. Però vedi, Platone è interessante perché era un idealista, si dice il filosofo delle idee, a parte che secondo me le idee vengono molto tardi in Platone, quello che interessava era con Socrate il concetto, il che cos'è, la cosa in sé. Ma Platone però a un certo punto, nelle opere sue più tarde, pare nel Teeteto, o nelle leggi addirittura, parla del moto migliore, dice il moto migliore è quello più simile a quello dell'anima e dell'universo, a quello della mente, di anoetiche, a quello mentale, e dell'universo, tu pantos, del tutto. Dunque c'è un moto fisico che lui identifica col moto dell'anima e dell'universo, che è un'idea molto geniale. E quanto alle sue idee, lui poi sì, certo, eredita una tradizione che l'umanità ha messo decine d'anni a elaborare, quella di una separazione tra anima e corpo, che secondo me non sta in piedi, ma insomma che è un'eredità deculturale dell'umanità. E io ritengo che l'uomo sia un uomo, homo ludens, diceva un testo di uno studioso olandese degli anni 30, Huizinga, homo ludens, l'uomo si distingue dagli altri animali non perché è razionale, non perché ride, ma perché gioca. Ora, che cos'è lo sport? Lo sport è un gioco che gli uomini hanno in comune con gli animali superiori, coi cuccioli soprattutto degli animali superiori e non solo con quelli. È un gioco istintivo nel cucciolo d'uomo che è un addestramento alla vita adulta, spontaneo. Quando il gioco viene sottoposto a regole mentalmente elaborate, quando ciò che nasce dal cervello che l'uomo ha in comune col serpente o col cane e diventa opera della corteccia cerebrale che è solo fatto umano, quando il gioco viene regolato e diventa sport, può essere una cosa seria. Purtroppo, come tutte le cose umane, vive di contraddizioni. Vedete l'Italia, che conquista il campionato del mondo, a parte per 20 centimetri di un pallone finito sulla traversa, ma dopo tutti gli scandali e gli imbrogli, è lo sport più corrotto del mondo, forse, eppure il campione del mondo. Queste sono le contraddizioni della storia. E va bene, però a me che l'uomo si diverta, che l'uomo abbia inventato e inventi sport, oggi ci sono 1000 sport estremi, si inventano sport, sono paralleli all'era dell'informatica, mandiamo missili e li regoliamo con un semplice contatto elettronico mentre volano intorno ai satelliti più lontani, volete che facciamo gli sport antichi? Però i movimenti dello sport sono sempre quelli che l'uomo può fare, che ha sempre fatto e che i nuovi strumenti possono consentire. È una invenzione della vita umana
che non può essere separata dall'invenzione mentale, perché coinvolge i tre cervelli che noi abbiamo e che operano sempre unitariamente, quello che della sensibilità fisica del nostro corpo e del mondo esterno, quello degli affetti e delle emozioni e quello della ragione. E poi, soprattutto, in maniera eccellente, muove una terza facoltà, una quarta, quella che Vygotsky, psicologo sovietico, opponeva a Piaget, è la volontà, la quale non sappiamo in quale cervello risieda, forse l'unità del nostro cervello che lì si esprime, e nello sport si esprime, è forza fisica, è passione, è ragione, è volontà, come tutte le cose umane. Che io stia a tavolino, che io giochi a palletta con i miei nipoti, sono sempre io, e così è l'uomo. Antes da mensagem final, haveria ainda um pequeno espaço, talvez três colocações por parte dos participantes. Veja o Zezo aí se pode organizar as três perguntas, ou duas, ou quatro. Bem, ao menos o Paulo ficou um pouco mais flexível nesse final, né? Sou sempre flexível, viu? Pode falar. Bem, vamos tentar proceder da seguinte forma. Primeiramente, gostaria de estar fazendo uma breve provocação para o professor Manacorda. Na sequência, passaríamos para uma pergunta aqui do Centro de Convenções, uma outra da sala de videoconferências da Unicamp, onde está lá o professor Dermeval Saviani e outros colegas, e para uma pergunta na sala de videoconferência da Uninove. Da minha parte, professor Mário, tive a oportunidade de conhecê-lo em sua vinda ao Brasil. É um grande prazer revê-lo forte e lúcido, sendo o senhor um exemplo de intelectual erudito e educador engajado, um comunista que não abandonou o barco ou acabou entrando na cômoda canoa antirrevolucionária. Tenho uma primeira pergunta, que é se as transformações em curso no mundo atual estão a evidenciar o caminhar para a revolução. Uma outra observação é que quando tudo parece indicar a barbárie, a crescente desordem, irracionalidade do capital em promover uma miséria generalizada em todo o mundo, a destruição pelo capital do planeta, exaurindo as condições da vida, exaurindo o próprio trabalhador. Minha pergunta é para alguém que praticamente viveu todo o século XX, o que esperar do século XXI? E minha terceira provocação é que eu acho que Marx deve ter virado na catacumba quando o senhor o colocou como um liberal. Era isso, Paulo. E sempre é um grande prazer estar vendo. Veja que, apesar do seu ceticismo quanto ao funcionamento da videoconferência, ela está aí ao vivo e a cores. Um abraço a você, Paolo, e também dê um grande abraço ao professor Manacorda. Muito bem. Vuoi un Capire. aiuto? Vuoi un aiuto? Voglio un aiuto perché Sì, sono troppo disturbato, non ho sentito lui tutto. dice, questo me lo sono segnato, queste trasformazioni in corso, tecnologiche, eccetera, portano in direzione alla rivoluzione?
quando tutto sembra mostrare una barbarie assoluta, la miseria, eccetera, eccetera, che cosa si può sperare in fondo del secolo XXI? E alla, dunque questa è la domanda fondamentale, che cosa si può sperare del secolo XXI davanti al quadro attuale? Di, e alla fine fa una provocazione, dice che Marx si sarà risvegliato sulla tomba quando lei l'ha chiamato, cioè ribellato ecco, sulla tomba quando lei l'ha chiamato di liberale. Va bene, rispondo subito a quest'ultima cosa, ultima, sì. Così continuo il discorso di prima. No, Marx non si è risvegliato, non si è ribellato. Credo, anzi, che forse è una presunzione, che la mia interpretazione, la mia lettura di lui sia abbastanza consona a quello che lui si sarebbe aspettato. Lui, quando nel manifesto parla di dittatura del proletariato, cioè elenca le 10 misure da prendere subito dopo la presa del potere, dice che si tratta di misure assolutamente insufficienti e provvisorie, e anzi che sono misure, non dice sbagliate, adesso non ricordo la parola esatta, comunque non prevede l'esercizio di un potere durevole, e subito dopo aggiunge quella frase famosa che la libertà di ciascuno è la condizione per la libertà di tutti. Dunque le 10 misure provvisorie e insufficienti da prendere devono portare alla libertà di ciascuno e di tutti. Questo verrà. E poi quante volte ha fatto l'elogio dello sviluppo borghese? Quante volte, e io ho citato il caso delle libertà, della legge uguale per tutti, liberale. Marx era di formazione liberale, non si ribella all'ipotesi di essere definito un vecchio liberale, perché è un liberale che ha visto le contraddizioni della libertà e ha cercato di capirne più profondamente le ragioni per superare queste contraddizioni. Dirò di più, Marx per me, forse qui si ribella nella tomba, non lo so, non è un economista, perciò mi importa poco delle critiche che gli hanno fatto gli economisti. Lui ha studiato economia perché l'economia per lui è la comprensione, ecco perché insomma, non si può parlare di lui come di chi ha ridotto l'uomo a homo economicus, è la comprensione dei modi attraverso i quali l'uomo nella sua attività vitale per produrre la propria cultura e il proprio benessere fisico si è confrontato con gli altri uomini e con la natura. È una cosa molto seria l'economia, e allora per capire il perché in questo lavoro l'uomo si è diviso, è diventato unilaterale sia al vertice della società che alla sua base, lui ha dovuto studiare economia politica perché questa è l'anatomia della società, ma non si ferma all'anatomia. Il coronamento dell'edificio dell'economia politica è la libertà, una libertà che certo trascende la libertà liberale, e in questo senso la critica ha ragione. Marx si ribellerebbe se io limitassi il suo senso della libertà a quello della libertà liberale, sia pure di uno Stuart Mill, per parlare di un quasi suo contemporaneo inglese. Beh, insomma, lui cerca quella che è stata chiamata da un nostro studioso marxista italiano una libertà maggiore. Allora, una libertà maggiore. Marx è un liberale in cerca di una libertà maggiore. E questa libertà maggiore si chiama quella libertà che si unisce alla fraternité e alla égalité che già la Rivoluzione francese proponeva agli uomini. Ma il professor Lombardi vorrebbe una sua previsione del secolo XXI. Gostaria avere una previsione a rispetto del secolo XXI. Il secolo XXI avrà contraddizioni maggiori del XX, se è possibile pensarle tutte. Ma vedete, la stessa
produzione moderna post-fordista rivela subito le sue contraddizioni. L'ho detto, si fonda su una scienza estremamente progredita, ma si appoggia alle ideologie più retrive. Non solo, ma mentre nel lavoro produce quello che è stato chiamato un lavoro immateriale, dei lavoratori della conoscenza, al punto che, liberandoli anche dall'asservimento allo strumento di fabbrica, come è stato per l'industrialismo ottocentesco, consente loro anche un lavoro, diciamo, anche domestico, anche libero, anche non sottoposto a orari e a mansioni definite, però nel far questo, mentre sembra che liberi, crea nuove sudditanze, perché anche il lavoro di un intellettuale del lavoro immateriale, informatico, è sottoposto allo stesso stress della ripetitività, della alienazione, ed è sottoposto soprattutto al ricatto del capitalista. Da una parte può sembrare che questo lavoro immateriale metta in opera l'utopia marxiana di una totalità di uomini totalmente sviluppati. In realtà anche quel lavoro può essere un lavoro alienato e subalterno. Fra l'altro, storicamente, la tutela del lavoro tradizionalmente operata dai nostri sindacati non è attrezzata per tutelare il lavoro immateriale, personale, sottoposto al controllo, all'orario di fabbrica e asservito a uno strumento di fabbrica collettivo. Ognuno può lavorare sul proprio computer, però questo lavoro ha le sue contraddizioni ed è indifeso. Perciò oggi si tende a parlare, accanto al lavoro, della necessità di un reddito di vita integrativo, il basic income, che possa accompagnarsi al salario per chi lavora e per chi non lavora. E stranamente questa è una proposta che viene dalla sinistra, ma è stata fatta proprio dal capitale più avanzato, per il quale il basic income può significare un alleggerimento del costo del lavoro salariato. E ci sono questi contrasti, per cui la sinistra propone un reddito di vita garantito e il capitale lo può fare proprio perché gli fa risparmiare sul lavoro. E vive in queste contraddizioni, ma soprattutto questo lavoro immateriale, informatico, sta dislocando la popolazione, non più lavoro nell'agricoltura, nel terziario della grande industria, ma un lavoro terziarizzato, come si dice, o della finanza. E i grandi gruppi dominanti non sono più o solo quelli della produzione tradizionale della grande industria manifatturiera o estrattiva che produce armi, oppure della grande agricoltura industrializzata con la sua monocultura nei paesi dominati con salari di fame. È soprattutto il capitalismo delle grandi banche, dei grandi gruppi finanziari, i quali dominano anche l'industria e l'agricoltura. E però tutto questo produce ricchezza, produce scienza, ma la ricchezza viene mal distribuita. Marx parlava di impoverimento assoluto e relativo, è stato deriso per questa profezia. Il mondo si dice si è arricchito, il mondo nostro, il mondo privilegiato, ma tutta la nostra cultura, la nostra libertà, la nostra democrazia, il nostro benessere si giova della mancanza di cultura, di libertà, di democrazia, di benessere dei 4/5 del mondo sfruttato. Si crea una più accentuata divisione tra il mondo occidentale ricco e il secondo e soprattutto il terzo mondo impoverito e affamato. E poi c'è la contraddizione dei nuovi paesi emergenti, l'India, la Cina, ma soprattutto c'è, accanto a questo aumento della divisione del mondo tra miseria e ricchezza,
c'è l'impoverimento del pianeta, il logorio del pianeta. E quando Marx parlava di impoverimento assoluto e relativo, chi può deridere questa sua profezia quando si considera che stiamo consumando la nostra madre terra? Lui parlava già nel 1947 nella ideologia tedesca di una totalità di forze produttive che si stava trasformando in forze distruttive, e torna su questo motivo, che oggi vediamo quanto è vero, nell'ultimo volume, nelle ultime pagine dell'ultimo volume postumo del Capitale, dove dice: finora l'agricoltura sfruttava l'uomo e l'industria sfruttava l'uomo e la terra, ma oggi l'agricoltura industrializzata sfrutta anch'essa l'uomo e la terra, impoverendola e derubandola. Non è quello che stiamo vedendo oggi, non è quasi una illuminazione profetica che fa di Marx un ecologista ante litteram. Queste erano le visioni che lui aveva, e questo mi pare che sia la prospettiva di rischi del secolo XXI, una contraddizione accentuata tra la parte ricca e la parte povera del pianeta, che da divisione tra ricchezza e miseria diventa anche una divisione armata. Vamos ver agora, enquanto o professor Lombardi medita sobre essas respostas, a pergunta do Salão de Convenções. Neseso, você encaminha a segunda pergunta? Vamos passar lá para a sala de videoconferência com Dermeval, para ver como estão recebendo a videoconferência e qual. Sr. Dermeval, algum outro colega tem alguma questão? Dr. Saviani. Ho visto che Saviani, l'ho riconosciuto. Dr. Manacorda, muito prazer, muita alegria em poder vê-lo, poder falar-lhe. Nós aqui de um lado do Atlântico e vocês aí do outro lado. Observei na sua biografia que o senhor foi professor de pedagogia e de história da pedagogia em várias universidades, em Cagliari, Siena, Viterbo, Florença e Roma. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é como o senhor vê a questão da pedagogia e da formação pedagógica atualmente. A pedagogia, o lugar da pedagogia no conjunto das ciências da educação, né? E como nós poderíamos realizar uma formação pedagógica sólida, consistente, nos dias de hoje, no âmbito das universidades. Gostaria de ouvir um pouco a respeito desse assunto. Ecco, sì, come tu vedi oggi il posto, diciamo, della pedagogia, dell'insegnamento della pedagogia oggi nell'università e nelle scienze in generale? Qual è la funzione? Già, vorrebbe che tu parlassi, credo, ai pedagoghi, ai professori di pedagogia. La pedagogia dovrebbe essere una parte implicita in ogni branca dell'insegnamento universitario, perché dovrebbe riguardare intanto la trasmissione delle singole scienze nei loro campi specifici, ma poi diventa una branca professionale quando è rivolta a formare i futuri specialisti dell'insegnamento nelle scuole di tutti i livelli, soprattutto secondari. E qui io credo che la pedagogia debba tenere presente anch'essa quelli che sono gli sviluppi tecnici del mondo reale. Per esempio, noi sappiamo che nella storia ogni progresso tecnico, sia materiale sia, diciamo, spirituale della cultura, ha portato a innovazioni, anche a un allargamento del campo della cultura, un approfondimento.
si è cominciato a scrivere, a disegnare sulle rocce, o con una scrittura di geroglifici, cioè di disegni delle cose, i cui ideogrammi sono diventati però anche segni di suoni, come inizio della parola significava un'altra parola, cioè introduceva all'invenzione dell'alfabeto. Bene, l'invenzione dell'alfabeto è stato un grande modo democratico di diffusione della cultura, ma anche il supporto tecnico, materiale, ha avuto la sua importanza. Se invece di scrivere su pietra o su bronzo si è cominciato a scrivere su pergamena o su papiro, questo naturalmente ha portato alla possibilità di alleggerimento, di diffusione del materiale scrittorio, che ha chiamato a partecipare alla cultura migliaia e migliaia di persone che prima ne erano escluse. Perfino la piccola invenzione che ha portato dal rotolo, il volumen che svolgeva le pagine su un rotolo, all'invenzione del libro, il codex, con le pagine facilmente sfogliabili e confrontabili, ha agevolato la diffusione della cultura. Poi non parliamo di quello che è stato la stampa. La stampa ha moltiplicato, invece che il libro manoscritto che costava tempo ed era raramente diffondibile. Pensate che la biblioteca di un uomo di cultura del Rinascimento europeo come Erasmo da Rotterdam consisteva di poco più di 400 volumi. Oggi qualsiasi professore universitario ne conta migliaia e ogni biblioteca di casa può avere le centinaia di volumi. Ma poi è intervenuta la foto, il film, e poi la radio, e poi la televisione, e oggi internet. Queste tecniche del sapere fanno partecipare più gente, più persone al bene della cultura e cambiano la stessa cultura, perché l'accelerazione è anche una modificazione della cultura. Ora, una facoltà di pedagogia non può non tenere in conto questa modernità delle tecniche materiali e spirituali della cultura. Non solo, ma poi, ecco, Platone parlava, a un certo punto aveva capito che la scuola non era la sola centrale della formazione delle giovani generazioni, perché nella società, diceva, tutto educa. Ha una pagina, una mezza paginetta, niente di più, ma bellissima anche se poco osservata, in cui dice vale ciò che nella società è dappertutto, pantakou in greco. Questo pantakou a me ha colpito subito, e dice le vie e le strade della città, i palazzi e le suppelletti, perfino il ricamo delle donne e anche gli alberi, le piante e gli animali della città sono importanti per educare. Perciò è bene che la società sia costruita in modo che da essa emani un effluvio di idee buone che educano i giovani alla amicizia e alla concordia. È stata una grande illuminazione, che poi ritroviamo anche in Gramsci quando parla della necessità della tener conto di quelle che sono le strutture materiali dell'ideologia, lui diceva, anche i servizi pubblici intellettuali, e nominava le accademie, le scuole, le chiese, l'esercito, ma anche i nomi delle vie e delle piazze, perché se noi intitoliamo una città a San Paolo o San Carlo, è un'indicazione culturale, ideologica, che noi diamo alle persone, evidentemente, e creiamo la coscienza delle persone, consapevolmente o meno, molto consapevolmente, è evidente. Ora c'è oggi un pantakou, un dappertutto enormemente cresciuto, non solo la globalizzazione, ma il fatto di poter comunicare tra singoli individui in tutto il mondo attraverso internet, la rete delle reti, possiamo fare cose incredibili. E per molti questo è un incremento di cultura che significa anche un incremento di democrazia, una possibilità rivoluzionaria. Su questo io sono un po' pessimista, perché questi stessi strumenti possono essere usati dal potere, e non è che l'invenzione dell'alfabeto o del codex o della stampa abbiano portato più democrazia nel mondo. Democrazia sì, in quanto possibilità di partecipazione,
ma erano tutte cose che erano a disposizione anche del potere, e il potere è più forte ad adoperarla. Non ne viene di per sé la democrazia. Ora, una scuola, una facoltà di pedagogia deve tener conto di tutto questo dappertutto, pantacuc che ha intorno, e educare a impossessarsene per quanto è possibile. Ma vedete, oggi è impossibile possedere anche soltanto un po' tutti i rami della scienza. L'ideale dell'uomo rinascimentale, alla Leonardo da Vinci, che era disponibile a tante operazioni artistiche, non c'è più, a parte che Leonardo diceva di essere uomo senza lettere, era un uomo delle arti figurative, plastiche, ma non della scienza, ma non delle lettere, cioè del latino, era anche lui un uomo limitato. Ma oggi la scienza si è specializzata, nessuno può lavorare da solo nel proprio campo, si lavora collettivamente, ma questi collettivi di scienziati sono dominati dal potere, c'è un potere che domina tutto, e questo sarà il contrasto della società futura. Una grande apertura democratica dei mezzi di comunicazione e di cultura, ma questi sono a disposizione anche del potere. Vedete, allora, fammi dire una battuta, se vuoi. Anni fa in Italia si è discusso se il potere logora chi ce l'ha o chi non ce l'ha. Io dico che il potere logora e rincretinisce chi ce l'ha e chi lo subisce. È una battuta, però potrei dirla con le parole di un grande storico antico, Tito Livio, il quale diceva, lo dico in latino, poi ve lo traduco: qua magis via irre punto vizia, quam publica, per quale via soprattutto si diffondono i vizi, se non per quella del potere? Il potere dispone della cultura, come anche ciascuno di noi. E questa sarà la contraddizione a cui educare gli uomini di domani, e sarà il conflitto di domani. Zezo, você encaminha a questão da Unicamp agora? Bem, vamos encaminhar rapidamente para uma questão da Esther ou de algum colega lá na sala de videoconferência da Uninove, depois retornamos aqui para o questionamento do Centro de Convenções. Posso falar? Sim. Sim? Caro professor, bom dia. Quero manifestar a minha alegria de poder revê-lo e ouvi-lo depois de tantos anos. E, em nome de todo o grupo aqui da Uninove, agradecer pelos seus ensinamentos de hoje. Queria agradecer ao Paulo e também ao Zezo pela oportunidade de ouvirmos todos os seus ensinamentos. Em seguida, eu passo a palavra ao João, que fará uma pergunta. Obrigada. Eu sou João dos Reis, um ragazzo ainda, mas que já começa a contar sua idade em submúltiplos de séculos, e tem uma formação. Eu sou engenheiro, fiz uma dissertação de mestrado em organização do trabalho, ideologia e formação do trabalhador. Tive a honra de ter o professor Demerval na banca do meu mestrado, que me sugeriu a ir ao doutorado de educação. E, em seguida, eu fiz dois pós-doutoramentos. Foi bem devido. Explicar, porque alguma coisa eu senti da alta, não. Sim. Dois pós-doutoramentos. Fala alto, claro. Lui poi mi traduce meglio. Fala alto, non... sì, claro, sì. E destacato. È un po' disturbata la voce, ma capisco quasi tutto. Ma poi... Sì, e dico, disse che fiz engenharia. Depois, uma dissertação de mestrado, organização do trabalho, educação do trabalhador, ideologia, incluindo aí alienação. Em seguida, fui até, por aconselhamento do professor Demerval, para a História e Filosofia da Educação. Em seguida, dois pós-doutorados em Política. Isto foi muito influenciado por uma questão de Gramsci, que ele dizia:
que a formação humana deveria estar numa síntese entre o filósofo alemão, o político francês e o engenheiro norte-americano. Gostaria de saber do senhor o que o senhor pensa disto hoje. Uma segunda coisa bem rápida é que, quando Zezo fez a provocação acerca do século XXI, fizestes a referência ao trabalho imaterial e ao capítulo inédito do Capital, como chamamos aqui no Brasil, e neste momento me veio uma questão acerca das correntes ou das correntes teóricas que estão a nos informar na análise da realidade, não é? O trabalho imaterial parece que põe em evidência o pós-modernismo, que, como o senhor próprio disse, parece estar desligado do processo real, o pragmatismo, que nega a filosofia como uma interpretação da realidade, não é? E passa a ser uma filosofia que usa a realidade na esperança de um futuro melhor, portanto nega todas as filosofias e teorias decorrentes do próprio iluminismo. Indago eu, então, não é? No âmbito da educação, o cognitivismo, as pedagogias cognitivistas, o professor reflexivo, a pedagogia das competências, não são de alguma forma uma mesma decorrência deste movimento? Muito obrigado e desculpe pelo tempo tomado. Lhe domanda. Dimmi perché non vorrei. Lui domanda se attualmente certa tendenza in pedagogia, come il cognitivismo, il pragmatismo, eccetera, se questa tendenza non sarebbe una conseguenza, diciamo, del pragmatismo nordamericano. Ecco, lui non ha detto nordamericano, sì, ma ha sottolineato molto la questione del pragmatismo, ecco. Ma dal pragmatismo al cognitivismo mi sembra che ci sia una strada lunga in mezzo, sì. Ma io vorrei, se mi permettete di scherzare, dirvi che non mi fate domande su ogni cosa. Mi è venuto in mente l'attacco di una novella di Henry James, L'angolo allegro, in cui dice: tutti mi domandano che io pensi di ogni cosa, e io rispondo per soddisfarli con qualche sciocchezza, ma credo che non interessi a nessuno, perché sono cose sempre molto personali. Ecco, non vorrei che mi mettiate nella condizione di Henry James. Io penso che c'è stata una grande influenza della pedagogia americana sulla pedagogia europea, ma dal pragmatismo di Giuga, al cognitivismo di Bloom, c'è stato un passaggio molto, molto forte. Io da un pezzo poi mi occupo un po' di altre cose. Diceva l'amico Paolo, che mi occupo soprattutto di sport, e sebbene sia un tema pedagogico, vedete, è lontano da questo, ma io sono molto curioso di sapere quanti vostri interessi esistono nelle vostre facoltà di pedagogia, perché vedo che, come già avevo sperimentato 20 anni fa, siete molto informati di ciò che avviene nel Nord America o in Europa. Seguite e elaborate con originalità le manifestazioni culturali che vivono negli altri paesi. E questo fa parte di quel dappertutto che voi dovete continuare a ricercare e a esaminare. Io poi sono un uomo del secolo scorso, oramai vivrò poco nel nuovo secolo. Sarete voi che dovrete
fare i conti con la sua cultura, con le sue contraddizioni. Spero che possiate smettere di fare i conti con le sue guerre. Oggi c'è in giro una guerra che viene chiamata guerra contro il terrorismo e io inorridisco quando penso che invece assistiamo al terrorismo delle nostre guerre. E queste sono le contraddizioni maggiori. Perdonatemi, ma io forse sono un po' non solo nella condizione di Harry James, ma anche della condizione di un uomo dell'altro secolo, che è molto lieto di avermi sentito, di avermi incontrato. Ho ritrovato Esther, me la ricordo, anche il suo lavoro che ho letto. Continuate a lavorare. Siete un grande popolo, un grande paese, siete in un movimento positivo. Continuate a guardarvi intorno e a guardare nel vostro paese. Avete molte tradizioni da conciliare, da ognuna c'è da imparare. Imparate e ricordatevi che l'umanità è in pericolo, ma che ce la può fare, nonostante tutto. Chiudiamo? Allora, eu gostaria de saber, viu, Zezo, vocês estão ouvindo o professor na tradução em português? Sim, está indo o som. O som está indo em italiano, a fala transmitida pela internet, e simultaneamente nós estamos ouvindo com tradução simultânea italiano-português. E está aqui do meu lado. Podemos nos encaminhar para o encerramento, para a última mensagem e depois para a fala do professor Saviani encerrando a palestra, a conferência ou não? O Amarílio estava até pulando na cadeira para estar fazendo um questionamento para o Manacorda. Então vamos à observação do Amarílio. Em seguida, toma a palavra da sala de videoconferência da Unicamp o Dermeval e aí encaminhamos para o encerramento, tá ok? Ok, ok. Produzimi perché sono un momento. Disturbato. Lui ha detto che adesso questo professore lì, che si chiama Amarílio, farà un'altra piccola domanda, non so, poi il Saviani chiuderà e lei saluterà. Oh, va bene, va bene. Va bene così? Sì. Ecco, pronto Amarílio, puoi farà Amarílio? Honra poder elaborar uma questão do professor Manacorda. Professor Manacorda, nós vivemos em duas sociedades que são marcadas profundamente, do ponto de vista cultural, pelo cristianismo. O senhor termina o livro do senhor, História da Educação, dizendo que mesmo na impossibilidade histórica criada pelo capitalismo de termos uma educação unilateral, nós, educadores, jamais devemos abandonar a ideia e a discussão e a busca de uma formação omnilateral dos homens. A minha pergunta é a seguinte: qual é a responsabilidade histórica que o senhor atribui ao cristianismo pela ruptura da paideia grega, ou seja, da separação entre a arte do falar e a arte do fazer, entre a ginástica e a música, quando, por exemplo, o senhor elogia o Juliano, o apóstata, que renega todos os fundamentos do cristianismo e tenta restabelecer a paideia grega, ou quando o senhor faz uma acusação gravíssima aos cristãos do início da transição do feudalismo, do fim do escravismo, pela sua ignorância, pela sua corrupção e pela sua degradação da cultura que o mundo ocidental havia desenvolvido na Grécia e em Roma. Prima di tutto cita questa frase quando tu dici qui che anche se l'uomo per natura e per fatto lo stanno incamminando per la unilateralità, ma noi dobbiamo educarlo alla onilateralità.
E poi domanda se, che tipo di responsabilità avrebbe il cristianesimo nella rottura contro la paideia greca, ecco. Sì. Bisogna, l'uomo è stato reso unilaterale e lo vediamo. Siamo uomini divisi e diversi, questo come esito della nostra storia. E se noi pensiamo quanta perdita di prodotti materiali, spirituali, umani ciò comporta, possiamo anche misurare quanto l'umanità potrebbe procedere se potesse giovarsi di tutti i suoi intelletti, di tutte le sue volontà solidali. Ma questa è la nostra storia fatta di contraddizioni. Quanto alla paideia, alla responsabilità del cristianesimo nei confronti della paideia greca, bene, io credo che sì, il cristianesimo abbia comportato delle novità, degli approfondimenti nella coscienza umana, ma credo che essendo nato come opposizione spontanea, popolare, a un governo, a un'autorità comunque forte come era quella dell'impero romano, fondata sulle armi evidentemente, anche se un impero molto aperto, molto civile, che ha riconosciuto la cittadinanza a tutti i suoi cittadini, però tenendo sempre divise i ceti superiori da quelli subalterni. Credo che il cristianesimo, nel ribellarsi in nome della coscienza, dapprima, al potere autoritario, abbia poi trasceso e sia passato a rinunciare a delle conquiste che sarebbero dovute essere eterne della cultura classica antica, nel furore della polemica contro i suoi aspetti deteriori. Per esempio, i cristiani del III secolo, perseguitati, si rifiutavano di riconoscere, come la parola diceva, perché chiedeva un proconsole romano a dei cristiani, perché non vi decidete a riconoscere il potere del nostro Signore, l'imperatore? E loro rispondevano, nostro Signore è Gesù Cristo. Era un modo un po' semplificante di rivendicare il diritto della coscienza contro il potere. E il proconsole romano non capiva, ma perché vi intestate in questa cosa? Il potere, l'imperatore è il nostro Signore. E loro preferirono, sebbene il proconsole romano desse loro un mese di tempo per riflettere e non voleva condannarli, insistettero a dire no, noi siamo cristiani, non riconosciamo il nostro Signore altro che Cristo. E sfidarono la morte così. Poi Costantino riconobbe non solo ai cristiani, come falsamente si dice, ma a tutti i sudditi dell'impero di coltivare la loro religione secondo le loro coscienze. Soltanto questo non era un, non solo non era una concessione ai soli cristiani, ma a tutti quanti. C'erano mille religioni accettate nell'impero romano, che era politeista e perciò aperto e tollerante. Ma questo dette come segno di libertà, la libertà ai cristiani che ormai erano divisi profondamente tra loro. Si era creato ormai un clero separato dal popolo, e il popolo cristiano, fedele a quelle tradizioni che ho accennato per le quali affrontavano la morte, si ribellava contro i suoi vescovi, perché i vescovi avevano ceduto alle persecuzioni e poi pretendevano, finite le persecuzioni, di tornare nella comunità cristiana rioccupando le loro cariche dirigenti. Erano i vescovi detti lapsi, cioè caduti di fronte alla persecuzione. Di fatto Costantino si accordò non con il popolo cristiano, ma con il clero cristiano, e da allora nasce una chiesa cattolica, apostolica e romana. Romana vuol dire imperiale,
imperiale, cioè è una religione del potere, non più una religiosità delle coscienze. E questo potere, 70 anni dopo Costantino, ebbe voce nell'imperatore Teodosio, che fece una cosa che era impensabile nella società antica, cioè una legge, un decreto per imporre non solo i comportamenti ai sudditi, ma per imporre una fede alle loro menti. Nel giorno del Signore, die domenica, la domenica, che chiamano del sole, che per i pagani era ancora il giorno del sole, tutte le menti dei sudditi siano rivolte al culto della Trinità, come ce l'hanno insegnato gli apostoli Pietro e Paolo. Cioè c'era un'imposizione alle menti, una cosa ignota al mondo antico. La società romana politeista era stata aperta a tutti i culti. Gli imperatori avevano venerato anche Cristo insieme a Iside, Osiride, la grande dea madre di Seninunte, Astarte, eccetera. Avevano accolto tutte le divinità. Ma il cristianesimo impone il culto alle menti. È un culto, fra l'altro, la Trinità, come ce l'hanno trasmessa gli apostoli Pietro e Paolo, che assolutamente non hanno mai parlato di Trinità. Siamo in una religione del potere che dura ancora oggi, e questa religione del potere ha combattuto la libertà politeista dell'antica civiltà e soprattutto i suoi aspetti della gioia del vivere. C'è più polemica dei cristiani contro i teatri e i circensi che quasi contro la cultura pagana, che loro assorbono e adoperano nella polemica. Vedete, ne parlavo prima con Paolo. Sant'Agostino, un grande santo fondatore di una grande tradizione ideale cristiana, cattolica, nella Città di Dio, testo molto esaltato e poco letto, da principio si accetta il lamento dei cristiani perché i goti nel saccheggio di Roma del 410 non hanno ammazzato tutti i pagani. Dunque, si chiedono perché Dio ha concesso che i goti risparmiassero i pagani. Questa era la mentalità, non di amore, ma di odio dei cristiani. E pochi libri dopo, sempre nella Città di Dio, Agostino scrive: i cristiani uccidevano gli uomini, noi pagani non uccidiamo nessuno, exceptis quos Deus uccidi vult, eccetto quelli che Dio uccidi iubet, quelli che Dio comanda di uccidere. E lo ripete due volte. Dunque, il cristianesimo come idea di bontà, di amore, eccetera, è assolutamente falsa. È un'idea di religione del potere intollerante che ha condotto le crociate interne ed esterne, crociate sanguinose contro tutti quelli definiti eretici, crociate contro i musulmani, che oggi sappiamo che hanno un certo esito. C'è la contraddizione interna al cristianesimo, perché nelle coscienze dei cristiani può prevalere, e indubbiamente esiste ed è profondo, un desiderio di bene, di umanità, di amore, ma nella tradizione della Chiesa cattolica e anche delle chiese riformate e protestanti c'è l'integralismo peggiore, il sacrificio dei propri simili soltanto per una differenza nella interpretazione della loro fede. E il cristianesimo è una grande tradizione, ma guai se noi non ne vediamo le contraddizioni. È come tutta la storia dell'umanità. Va bene. Ma agora a palavra ao professor Dermeval Saviano, que é presidente do STEDBR, para encerrar. Não posso deixar de não expressar a minha emoção grandíssima de estar aqui, porque a meu lado tem uma pessoa cujas palavras são maravilhosas, mas cujo exemplo ainda mais maravilhoso. Um intelectual que trabalha com as mãos e com a cabeça aos 92 anos. É um exemplo de intelectual que eu levarei para sempre no meu coração. Não é apenas o que ele fala, é realmente a pessoa, que é uma pessoa maravilhosa. Eu agradeço ao STEDBR a possibilidade de poder estar aqui.
Então, ao final desta videoconferência, cabe-me agradecer, em nome do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, o STEDBR, a todos os que colaboraram na realização desta rica experiência. Ao professor José Claudinei Lombardi, coordenador executivo do grupo, que sempre incansável procedeu aos encaminhamentos dos mais variados tipos. Ao engenheiro Gilberto Oliani, que garantiu do lado do Brasil o apoio técnico que assegurou a boa conexão com a Itália. Estendo esses agradecimentos igualmente ao Centro de Computação da Unicamp, que cedeu os equipamentos para possibilitar a conexão também do auditório do Centro de Convenções. A Emílio Bartoli, que, do lado da Itália, tomou todas as providências técnicas, desde os testes preliminares até a sustentação da conexão com o Brasil no decorrer de toda a videoconferência. Ao professor Ettore Finazzi Agró, que gentilmente providenciou os encaminhamentos acadêmicos necessários à disponibilização da sala de videoconferências da Universidade La Sapienza de Roma. Ao professor Paulo Nozella, que assumiu como um compromisso pessoal o convite do STEDBR para efetuar os contatos com o professor Manacorda, empenhando-se inteiramente na garantia do êxito desta atividade. E, finalmente, ao professor Manacorda, que solicitamente aceitou nosso convite e nos brindou com esse momento de extrema relevância acadêmica e de enlevo intelectual. Esteja certo, professor Manacorda, sua videoconferência abriu com chave de ouro os trabalhos deste 7º Seminário Nacional do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil. Grazie tante. Muito obrigado a todos. Zezo. Fala, Paulo. Você viu como deu tudo certo, apesar de você achar... Falar alguma coisa. Fala, Paulo. Tá. O professor Manacorda quer se despedir. Ok? Sim, certamente. Ok. Fique à vontade, Paulo. E já agradecendo a você também o sucesso desta videoconferência. Um grande e forte abraço para você, que foi um grande companheiro e amigo nessa jornada. Tá ok. A palavra com Manacorda. Scusatemi per questa appendice, ma sono io che devo ringraziare voi. Sebbene le vostre lodi mi mettano fortemente in crisi, perché se corrispondessero alla realtà mi costringono a domandarmi, ma se io veramente valgo qualche cosa presso gli altri, perché ho fatto così poco? Yeah.